tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Aggrediscono due ristoratori e i carabinieri giunti in soccorso, arrestata una coppia di Fano. 118 senza medico all'ospedale di Pergola, sindaco Baldelli chiama i carabinieri e prepara un esposto alla procura, qui mettono a rischio la vita dei cittadini. Addio a Massimo Sabattini, grande tifoso della squadra di calcio dell'Alma. Ambito sociale 6, il consiglio comunale liquida fatture per un totale di quasi 500.000 euro. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. I carabinieri hanno arrestato una coppia fanese che ha aggredito prima i titolari di una pizzeria di Sant'Orso e poi i militari intervenuti sul posto. Sentite il perché. Lui 50 anni, pescatore con un buon curriculum criminale alle spalle, lei 42 anni e dipendente di una pescheria, incoraggiati da qualche bicchiere di troppo, sabato sera hanno deciso che dovevano riscuotere a tutti i costi un credito da un ristoratore di via Bellandra Sant'Orso di Fano. Così si sono presentati al suo locale, sono entrati nelle cucine e hanno aggredito il proprietario e sua moglie. Il trambusto ha richiamato i clienti che sono intervenuti, convincendo il pescatore ad uscire dal locale, ma lui, appena varcata la porta, ha afferrato un posacenere in ferro e lo ha scagliato contro la vetrata. Mentre il proprietario chiamava al 112 sua moglie per evitare il peggio, è uscita dal ristorante ed ha afferrato il posacenere. L'aggressore però ha trascinato con forza sia l'oggetto pesante sia la donna, che non voleva mollare la presa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri, hanno chiesto i documenti alla coppia, che non solo si è rifiutata di esibirli, ma ha aggredito i militari. Una volta ammanettati sono stati portati in caserma. Ma nel frattempo la contitolare del locale è stata curata al pronto soccorso e ne è uscita con 5 giorni di prognosi per distorsione della spalla destra. I due carabinieri invece se la sono cavata con 3 giorni di prognosi per diversi traumi al dorso, alle spalle e alle mani. Il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà i due, anche in considerazione dell'atteggiamento tenuto in tribunale. Infatti hanno mostrato franca e piena ammissione dei fatti e rispetto per l'operato delle forze dell'ordine. Il processo si terrà il 12 aprile prossimo. Dolore e sgomento a Fano per la tragica scomparsa di un uomo di 40 anni, Massimo Sabattini, deceduto nella serata di sabato 12 marzo nella sua abitazione di Gimarra. È successo intorno alle ore 20 mentre era in compagnia di un amico che ha subito allertato il 118. I sanitari giunti sul posto insieme agli agenti del commissariato di Fano hanno tentato di rianimarlo, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. L'uomo di professione portalettere era conosciuto in città non solo perché aveva lavorato, come ha detto, alla sicurezza in diversi locali della zona, ma anche perché era un grande appassionato e tifoso di calcio dell'Alma Juventus Fano. Per fare luce sulle cause della morte è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima. E adesso torniamo a parlare di sanità, perché sabato sera il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, ha chiamato i carabinieri per denunciare l'assenza di un medico del 118 nel turno di notte. Carabinieri di Fano? Sono il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli. Buonasera. Io ho bisogno urgentemente di una pattuglia al punto di primo intervento di Pergola. È partita con una chiamata al 112 la denuncia del sindaco di Pergola Francesco Baldelli, che sabato notte si è recato all'ospedale Santi Carlo e Donnino per documentare con una telecamera l'assenza di un medico del 118 nell'ambulanza. Ma c'è di più, perché per i 3 reparti di medicina, chirurgia, riabilitazione, per i pazienti del punto di primo intervento era presente solo un dottore. E la reazione del primo cittadino non si è fatta attendere, tant'è che ha voluto verificare di persona la situazione, così intorno a mezzanotte ha raggiunto la struttura ospedaliera. Un fatto gravissimo, perché in caso di incidente stradale o in caso di una emergenza, ad esempio dovuta da infarto, questa ambulanza non potrà soccorrere con un medico il paziente, il cittadino,
servito da questo presidio ospedaliero. Dall'ASUR comunicano che comunque sarebbero partiti altri medici da altri ospedali. Che cosa risponde? Questo è un fatto gravissimo, questo è un fatto che mette a repentaglio la vita dei nostri concittadini e dei concittadini del nostro territorio. È inutile che poi ci dicano, ma abbiamo una rete dell'emergenza, l'ambulanza parte da un'altra struttura ospedaliera. Ma quanti minuti ci mette ad arrivare a Pergola? E poi da Pergola ad arrivare nel pronto soccorso di riferimento. Questi personaggi stanno distruggendo consapevolmente l'assistenza sanitaria ospedaliera del nostro territorio. Questo è inaccettabile. Secondo lei questa situazione è una conseguenza della delibera approvata dalla giunta regionale nel mese di febbraio? La regione Marche e i suoi dirigenti, proprio con questa delibera, non solo danno avvio ad un ospedale unico che chiude tutti gli altri ospedali e l'assistenza ospedaliera della nostra provincia, ma fanno qualcosa di più grave. Parlano di un accordo di programma che prevede un partenariato pubblico-privato. Arrivano questi personaggi e ce la stanno distruggendo per fare un favore ai privati. Allora io dico no alla sanità americana, dove si può curare solo il ricco, solo chi ha un'assicurazione. Io vorrei che si potesse curare anche l'agricoltore che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, l'operaio che ha perso il posto di lavoro e un giovane che decida di rimanere anche se faticosamente sulla nostra terra. Oggi io esco da poco dalla conferenza dei sindaci che si è tenuta a Urbino, un manipolo di coraggiosi sindaci ha definito inaccettabile e inammissibile la 141 rispedendola al mittente. Ora mi dico, se i cittadini stanno protestando, se i medici non riescono più a gestire i pazienti perché sono in un numero inferiore a quello che dovrebbero essere per garantirci l'assistenza ospedaliera e l'assistenza nei mezzi di soccorso, se i sindacati si lamentano, se i sindaci respingono al mittente le delibere della giunta regionale, qualcuno la mano sulla coscienza se la vuole mettere, in modo particolare il nostro presidente della regione, il nostro assessore alla sanità e i dirigenti da lui nominati. E come abbiamo già anticipato nell'intervista del sindaco Baldelli, oggi è arrivata la replica del direttore generale dell'ASUR Alessandro Marini. Quello che il sindaco evidenziava che era assente era il medico della MSA, ma questo succede perché è una struttura integrata sul territorio, per cui la risposta arriva dalla centrale operativa. Se serve una macchina medicalizzata, arriva la macchina medicalizzata nei tempi previsti. Da Cagli arrivano in 20 minuti. L'assenso del medico della MSA, cioè di una postazione POTES, questa si è verificata perché abbiamo avuto delle malattie in un gruppo, 7 unità mediche contestualmente in assenza per malattia, ma in un gruppo di 50 medici e comunque in un sistema che garantisce l'arrivo dell'ambulanza o infermieristica o medicalizzata sul territorio se serve, quindi non c'è stata nessuna scopertura di servizio. Comunque c'è sempre quel lasso di tempo che mette a rischio la vita dei cittadini. Quello che riguarda il sistema dell'emergenza urgenza è assorbito da una rete che copre il territorio provinciale e questo viene fatto indipendentemente, cioè se la macchina si fosse rotta piuttosto che era da un'altra parte, non è che teniamo scoperto un territorio. Arriva una macchina medicalizzata nei tempi necessari per l'intervento. Capito. Quindi stanno dentro i 20 minuti. Ancora cronaca, traffico in tilt questa mattina nel quartiere di Sant'Orso a Fano a causa di un camion rimorchio di una ditta di Serrungarina rimasto in panne intorno alle 9 nella rotatoria all'uscita della superstrada Fano-Grosseto. Per dirigere il traffico è rimasto bloccato, sono intervenuti i vigili urbani e in supporto una squadra dei vigili del fuoco di Fano in attesa del soccorso stradale. Un incidente invece si è verificato domenica notte intorno alle 3 lungo la strada provinciale 424 in località San Michele al Fiume nel comune di Mondolfo. Il conducente di una Citroen C3 dopo aver perso il controllo del mezzo è finito fuori strada e si è capottato con l'auto. Alcuni passanti hanno notato un ragazzo di circa 20 anni uscire dall'abitacolo e allontanarsi. Poi dagli accertamenti della polizia stradale di Urbino è emerso che l'auto andata distrutta nell'incidente era stata rubata poco prima in un garage privato a Monte Porzio.
Torniamo a parlare dell'ambito sociale territoriale 6, perché nella seduta del Consiglio Comunale di Fano, che fra l'altro si sta svolgendo proprio in questi minuti, verranno approvati debiti fuori bilancio di oltre 400.000 euro. Servizio di Lino Balestra. Questa sera il Consiglio Comunale di Fano voterà 4 delibere per saldare i debiti fuori bilancio risalenti al 2013 per gli operatori che avevano dispensato servizi in ambito sociale. Si mette così la parola fine su questo aspetto di una vicenda che alcuni mesi fa balzò agli onori della cronaca dopo che la ragioneria del comune capofila bloccò i pagamenti alle cooperative che erogavano servizi per l'ente sociale denunciando incongruenze di carattere gestionale. Morale della favola, la coordinatrice di allora, Sonia Battistini, rimossa e nominato un coordinatore pro tempore con il difficile compito di riorganizzare il servizio e traghettare l'ambito fino al punto di oggi. Avrà la facoltà appunto di votare questa deliberazione dei debiti e quindi avremo così la possibilità, e a questo ci teniamo veramente tanto, di poter liquidare tutti i soggetti che hanno reso delle attività già da più di 3 anni e quindi già in parte lo abbiamo fatto a novembre, nel Consiglio Comunale di novembre, quindi per una parte oggi concludiamo. Ecco, è giusto perché chi ha lavorato deve essere pagato e deve essere riconosciuto l'impegno che ha svolto. L'utenza ha avuto il servizio che meritava e quindi diciamo è stato possibile ricostruire, fare un percorso corretto di ricostruzione e di rendicontazione. Questo delicato lavoro di ricucitura e di riorganizzazione dell'ente, in vista delle nuove disposizioni da parte del coordinatore pro tempore Maurizio Mandolini, ha fatto sì che in 165 giorni fossero reperiti fondi per 1.573.000 euro provenienti da Regione, Provincia ed INPS per spese rendicontate e altri 791.000 euro per nuovi servizi, facendo salire il bilancio di gestione a 2.300.000 euro. Allora, esperienza complicata, interessantissima e raggiunta con il sostegno del Comitato dei Sindaci, che mi ha accompagnato in questa operazione di riordino dell'ambito dal punto di vista normativo. L'abbiamo messo in condizione di funzionare dal punto di vista amministrativo nella piena regolarità e abbiamo recuperato 1,5 milioni di euro di rendicontazioni non ancora trasferite al Comune di Fano e all'ambito territoriale. Cosa lascio di importante? Lascio la soddisfazione per aver contribuito alla costruzione di un rapporto di fiducia tra comuni. Ora non rimane che attendere la nomina del coordinatore effettivo che spunterà dalle 23 domande giunte all'amministrazione che a passi veloci entro Pasqua vorrebbe già incaricare. Oltre all'iscrizione all'albo si richiedono, condizio sine qua non, competenze amministrative adeguate e esperienze pregresse nella gestione dei servizi legati al welfare e dei servizi di sollievo. E durante la seduta del Consiglio Comunale di Fano, iniziata oggi pomeriggio intorno alle 18.30, c'è stato un blitz di alcuni militanti di Forza Nuova per protestare contro il rifiuto da parte del sindaco Massimo Seri di concedere al movimento la sala per una conferenza dal titolo L'Europa tra terrorismo e Turchia. I rappresentanti di Forza Nuova si sono seduti nelle ultime file dell'aula e al momento in cui Seri ha preso la parola hanno tirato fuori alcuni cartelli di protesta. È stata distribuita ai presenti anche una copia di una lettera firmata del sindaco in cui si notificavano al coordinatore generale Davide Di Tommaso le motivazioni del rifiuto. Alcuni nostri telespettatori ci hanno segnalato la pericolosità del ponticello che collega via Paolo Borsellino alla strada provinciale 92, insomma più o meno nel quartiere di Rosciano. Infatti, come potete vedere da queste immagini, ci sono diverse tavole in legno rovinate, staccate o mancanti. Stamattina eravamo in sella alla bicicletta e per fortuna abbiamo fatto in tempo a fermarci, ci scrivono i segnalatori. Questa zona è pericolosa e dovrebbe essere transennata.
È partito ufficialmente il tesseramento 2016 della Pro Loco di Fano. Per chi volesse aderire e sostenere le attività turistiche, sociali e culturali che vengono organizzate dall'associazione, può recarsi al bar di Tre Ponti oppure in piazza 20 Settembre a Fano. Tesserandosi si avrà il diritto ad una serie di convenzioni nazionali per musei, acquari, parchi e impianti sciistici che troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha portato personalmente i suoi saluti e i suoi omaggi a Maria Rivelli, cittadina fanese che ha spento ben 100 candeline. La centenaria ha festeggiato il traguardo del secolo, attorniata dal primo cittadino, ovviamente dai suoi familiari. Solitamente noi lunedì chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport, ma vi ricordo che in particolare ieri per quanto riguarda il calcio di Serie D, l'Alma Juventus Fano non ha giocato. Invece per il prossimo turno di domenica 20 marzo scenderà in campo allo stadio Bruno Recchioni contro la Fermana. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.